Mura del Bonolis ancora stregate per il Teramo, alla seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche dopo quella contro il Vicenza. E con il Pordenone che non vinceva da fine novembre, i biancorossi perdono 1-0 e non riescono a riprendere la marcia salvezza. Il Teramo 2.0 dei Palladini, rinnovato dal mercato di gennaio, vede la conferma di calore tra i pali, con l'esordio di Gondò subito in avanti, supportato da San Domenico e Bacio Terracino. Senza Ilari Caidi squalificati, tocca a Varas e Milillo farne le veci, rispettivamente a centrocampo ed in difesa. Nel Pordenone invece Magnaghi vince il ballottaggio con Gerardi per fare coppia con Nocciolini in avanti. L'approccio alla gara che però mette in mostra il Teramo è da mani nei capelli e per vedere i biancorossi in campo bisognerà attendere la mezz'ora. Nel frattempo però il Pordenone sfiora il vantaggio con Bombaggi già al decimo, spedendo alto sulla traversa e si porta poi effettivamente avanti con Bassoli che dalla distanza beffa calore sulla sua sinistra. Il gol non desta il Teramo dal torpore, anzi, Speranza e compagni rischiano il raddoppio prima per mano di Nocciolini, che spara alto da due passi, e poi ancora con lo stesso Nocciolini, che spinge calore alla deviazione su Zammarini, il cui tiro però viene ribattuto in angolo. Il primo segnale della presenza del Teramo arriva dopo la mezz'ora, quando San Domenico non è fortunato e vede il pallone, toccato in qualche modo da Perilli, finire di un soffio fuori. L'episodio desta i biancorossi solo nella volontà di volersi proiettare in avanti con maggiore convinzione, ma ad occasioni neanche l'ombra. E nella ripresa non si cambia registro, il Teramo fa sterile possesso palla e vede il Pordenone farsi pericoloso ancora dalla distanza con un tentativo di Burrai deviato in angolo. La squadra di Palladini prova a svegliarsi con un calcio di punizione di San Domenico, su cui Formiconi ci mette il piede per allontanare il pericolo e mettere il pallone in angolo. E nel Teramo che si desta è clamorosa l'occasione che capita tra i piedi di Varas. Servito da Tulli, il centrocampista prova a beffare Perillo in uscita con un pallonetto calibrato male, ma in mezzo c'erano compagni tutti soli pronti a ricevere. I Ramarre rispondono prima con un tentativo dalla distanza di Nocciolini e poi con l'occasionissima ancora per Bassoli, che di testa dagli sviluppi di un angolo coglie in pieno la traversa. Proteste biancorosse nei minuti finali quando Fratangelo viene atterrato, secondo il direttore di gara, fuori dall'area di rigore. La gara comunque non offre ulteriori spunti e per il Teramo si materializza la prima sconfitta della gestione Palladini. Il futuro adesso riserva due trasferte consecutive, prima in casa della Fermana e poi della Feralpi Salò.